The show. Cos'è? Oddio! Oddio! Io ti prendo a calcio in c***o! Io devo riesumare il corpo di mio zio. Ragazzi, noi lo sappiamo, tra di voi ci sono quelli che dicono i vecchi The Show erano meglio. Perfetto, perché oggi, solo per voi che la pensate così, abbiamo deciso di tornare ad esserlo. Infatti, per celebrare il terzo episodio di Detto Fatto Plus dei Vecchi Bastardi, una delle produzioni più complesse e costose mai realizzate da The Show, abbiamo deciso di pubblicare solo per voi l'ormai mitico secondo episodio. Gli abbonati a The Show Plus 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 l'hanno visto ormai 7 mesi fa ed è uno dei video più amati del Plus, con alcune delle scene più incredibili, quella della bocciofila, quella in palestra, quella del cimitero. Cos'è? Io devo riesumare mio zio. Al campo F non c'è nessuna esumazione. No, ma non è un campo, è un reparto, sono nel muro. Quindi ora godetevelo e ringraziate nei commenti gli abbonati di The Show Plus che hanno permesso di realizzare questa serie in vecchio stile, scusate il mio gioco di parole, e che ci hanno permesso di realizzare il terzo episodio, che trovate già disponibile, link in descrizione, e il quarto che è in lavorazione, però uscirà più avanti, no spoiler. Serie professionali italiane, tremate. Questo comunque dovete giudicarlo voi. Buona visione. Vi starete chiedendo chi sono questi due vecchietti e perché uno di loro viene malmenato durante una partita di bocce. Io ti prendo a calcio in c***o, hai capito? Beh, questi due signori anziani siamo noi. Ma se avete visto la prima puntata della prima serie TV italiana in candid camera, dovreste saperlo. Ma facciamo un passo alla volta. Come iniziano solitamente i Detto Fatto? Ah, sì, giusto. Secondo uno studio condotto da un'università americana, Detto Fatto è il format più richiesto su The Show. Il meccanismo lo conoscete tutti. Voi ci dite cose da dire a fare agli sconosciuti e noi le facciamo. Ma qui su The Show Plus non ci vogliamo limitare a fare questo. Vogliamo fare di più. Abbiamo raccolto tutti i commenti che ci avete scritto sotto al post in cui vi dicevamo che avevamo delle maschere super realistiche da vecchi e le abbiamo trasformate in una storia. Questo è Detto Fatto. Detto Fatto Plus. Nelle puntate precedenti, cioè in realtà ce n'è stata solo una. Nella puntata precedente. Io e Ale, mentre eravamo in fila alle poste, siamo stati morsi da due pensionati che ci hanno contagiato con il virus VDM, che sta per vecchi di me. La mattina seguente al nostro risveglio ci siamo svegliati con 60 anni in più e ovviamente non l'abbiamo presa benissimo, come potete immaginare. È stato un bel colpo. Il dottore ci ha detto che l'unica soluzione per tornare giovani è trovare la badante AstraZenecale. Che c***o è, poi non lo sapete. Decidiamo di dividerci. Io provo a cercarla chiedendo a tutti i vecchietti di Milano, ma il mio nuovo vecchio corpo mi mette in difficoltà. Mi sono c***o addosso. Io invece sono diventato una sorta di no badant, tipo i Novaz ma più cattivo. Voglio curarmi con un metodo alternativo che ho trovato su un gruppo Facebook di complottisti, che però lo costa 1099 euro. Ovviamente non ho i soldi e mi ficco in qualche guaio pur di recuperarli. 10 euro me li date se mi lascio il mio catetere? E in mezzo a tutto ciò una strana presenza ci perseguita. Chi cazzo è? E soprattutto che cazzo vuole? The Show presenta la seconda puntata di Detto Fatto Plus. Due vecchi bastardi alla ricerca della badante AstraZenecale. Riprendiamo questa puntata da dove eravamo rimasti. Da una presenza oscura che ci spia e da io che faccio fatica a deambulare. Diciamo che la combo delle due cose inizia a far innervosire sia me che Marco C. Voglio che mandiate a fanculo qualcuno con i capelli neri da vecchi. Avete tutti e due i capelli neri? Andate a fare in c***o. Vai prima tu. No, tu hai i capelli neri. Come co***o? Un po' di rispetto, va? È proprio vero, non c'è più rispetto verso gli anziani. Ma fa no! Comunque la strada verso la badante AstraZenecale è ancora lunga e piena di pericoli. E soprattutto ostacoli. Porco Giuda! No, no, non scusa! No, ma che problema? Sì, scusa! È tutto a posto? Sì, sì! Non c'è! Scusami, Ma si figuri, non prego, c'è prego. Problema! Figurati. Ciao! Ciao un paio di palle, a momenti mi ammazzavo. Dovrei rimettermi alla ricerca della badante, ma la tentazione è più forte di me. Scusa! No, ma si figuri! L'ho ripreso, è un po' in mezzo ai c***i, C'è da dire questo, se no è tutto tuo questo posto. Cerchiamo di distruggere. Sì. Io ero qua tranquillo. No, sì, perché io ho capito. Col cannone con. Perché non sono pratico. Manetta. Capisco le sue difficoltà, però se arriva a manetta. No, non ce l'avevo con lei, che questo è in mezzo ai c***i. Lei no, 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 mi scusi, lei due volte che lo tira giù. Perché proprio in mezzo ai c***i. Non è in mezzo ai c***i. Come no? No, no. Perché non sono tanto pratico. Come. Vedi, scusa, ciao!
Vabbè, dai, rimettiamoci alla ricerca della badante, se no qui non torno più giovane. Anche perché a furia di dare retta ai vostri commenti del c***o, mi sa che ho danneggiato il mio piccolo bolide. Fa uno strano fumo grigio. Truccate un motorino per anziani per farlo andare più veloce. Attento, se ne in fiamme, uomo. Occhio. Piano. Che succede? Fermo, c'è la fiamma, fermo. Oddio! Stop! Fermo. Scendi. Fermo. Non è il motore. È una c***ata, guarda, è una c***ata. Ah, me l'ha attaccato qualcuno! L'ha attaccato qualcuno per qualche co. Mi hanno fatto uno scherzo! Sì! Ma chi è stato? Grazie ragazzi! Poi viene, te l'hanno attaccato, attenti. Chi è sto co che te l'ha? Ma ascoltate, voi conoscete la badante AstraZenecale, l'avete vista? No. Ma come non la conosce nessuno? Forse fino ad ora ho cercato nel posto sbagliato. Devo andare in quel luogo magico dove tutti si conoscono e tutto è possibile. Un luogo sacro per la categoria. Il posto dove scatarrate e bestemmie sono l'unico vero pass per entrare. La bocciofila. Bella che tiro di me. È corta. Ciao! Salute! Io sto cercando la badante AstraZenecale. L'hai vista? Non so. Perché devo tornare giovane. Allora è un po' difficile. No, io fino a ieri ero giovane. Fino a ieri avevo 30 anni. Non so. In un secondo mi sono svegliato così. Così, e purtroppo... Porco Giuda! Lo so. Però io ci vado dentro con le donnine, non è che sto qui a... Faccio quel che posso. Ebbene, naturale. Io ho degli amici. Sì? Che si è paralizzato l'uccello. Ma va! Dritto, è sempre dritto. Sempre? È sempre duro, perché? Cioè 24 ore su 24. Io nemmeno da giovane ce l'avevo così. Lo so. Che c***o. Infatti io ieri sono stato con una donnina. Quelle facili? Cavolo, ho provato, ma non ci sono mica riuscito. Purtroppo. Sì, perché è così. Cioè, prima si poteva, adesso no. Vabbè, dai, lascia stare. Porco Giuda, neanche qua conoscono la badante AstraZenecale. Ma tutti sembrano interessati all'argomento donnine. Comunque, qui è una bella zona. Ci sono piene di donnine così, Sì. E donnine? Sabato e domenica è sempre pieno. Ieri sono stato con una donnina e guardi, non le dico. No, è vero. Non le dico, lasci stare, va. Ciao. Però si sa, l'amore è un'altalena di gioie e dolori, soprattutto quando vai via senza pagare. Ah, qua si vede bene. Interrompete una partita di bocce facendo incazzare i vecchietti che stanno giocando. Ma che c***o è sto bello? Porco Giuda! Scusa, ma come ti permetti? Vieni qua! Che non mi paghi neanche! Vieni qua! Facci la notte con me, non mi paghi! Io ti prendo a calci in c***o! Hai capito? Come ti permetti? Stop, ok? Su Giulia che picchia Alessio dobbiamo interrompere il video, anche perché iniziano a succedere una serie di cose che non possiamo mostrare qui su YouTube. E in ogni caso non si stanno picchiando davvero, quindi YouTube, questo video puoi lasciarcelo. Oltretutto in questo episodio succedono altre cose incredibili. Vi dico soltanto che Alessandro, a bordo di un escavatore, vestito da vecchio ovviamente, è entrato in un cimitero per riesumare un corpo. E abbiamo uscito le come si suol dire, in palestra durante un allenamento vestiti da vecchietti. Insomma, altre cose incredibili. Trovate il link in descrizione della prima puntata completa, della seconda puntata completa e anche della terza puntata completa che è uscita poco fa, e quella è la migliore. Oltre 40 minuti di scorrettezza, colpi di scena, una storia che si sviluppa in un modo inaspettato, una lunga serie di reati per realizzare il video. Insomma, vi assicuriamo che ne vale la pena. Oltre a tutti i video che già trovate, a quelli che arriveranno. Qualcuno ha detto Yen Plus 3 la vendetta dei player? Vabbè ragazzi, andatevi a abbonare al terzo livello di The Show Plus e troverete un sacco di cose incredibili. No, stacca, non si può far vedere.